La comunità giovanile del terzo millennio è sotto un'incessante pressione di nichilismo, che la porta quindi a perdere interesse per gli hobby, le passioni che avevano caratterizzato la loro infanzia, o più attendibilmente le prime fasi della gioventù. Questo si manifesta a partire dai 15 anni circa di età, con le sue eccezioni, ed ha un impatto altamente negativo sulla formazione intellettuale delle nuove generazioni. Basti pensare alle migliaia di giovani che trascorrono le ore pomeridiane, e non solo, connessi ad un qualsivoglia social network, interessandosi degli affari altrui ed autoconvincendosi che, ora che ho ficcato il naso nei tuoi affari, possiamo diventare amici, riducendo quindi l'amicizia ad un titolo burocratico, di importanza assoluta se si vuole avere un ruolo dominante nella società degli utenti. Più in generale, ci sono numerosi casi che ritengono inutile la loro esistenza, se non ottengono, sulla carta, l'amicizia di una certa persona. Facendo ciò, perdono ogni autostima nell'essere in grado di reggere una conversazione diretta, faccia a faccia con un coetaneo, e, riferendosi all'ambito scolastico, anche nei confronti dei professori. In questo modo iniziano a ritenere infattibile una discussione costruttiva con questi, abbassandosi all'accettare i giudizi, purtroppo quantitativi, di questi ultimi come se fossero l'assoluta verità della loro qualificazione. Iniziano quindi a disperarsi se la loro rendita scolastica risulta insufficiente. E proprio per la paura di dover parlare ai genitori di tale situazione, preferiscono scappare di casa, o nel peggiore dei casi, di privarsi della vita ritenendosi ormai inutili, inetti. In tutto questo complesso sistema, la scuola occupa un ruolo non ininfluente, ostinandosi a desiderare tirar dritto e portare avanti gli studenti migliori, basando il loro giudizio quasi esclusivamente sulla media delle valutazioni. Gli studenti con media insufficiente o non proprio eccellente finiscono per essere reputati alunni di seconda classe, di seconda categoria, di serie B, giusto per fare una citazione sportiva. E da qui inizia la loro discesa nell'antro del nichilismo. Poi, una volta che questi peggiorano ulteriormente, il sistema scolastico li abbandona definitivamente, lasciando loro massima libertà di autocompatirsi. A questo punto entrano in gioco i genitori, che cercano in tutti i modi di riportare i figli sulla retta via, che per loro corrisponde all'eccellenza scolastica, ad una vita fisicamente attiva e ad un egoismo spropositato se subentrano eventi poco favorevoli alla propria carriera scolastica e lavorativa. Di per sé preoccuparsi per il benessere dei propri figli è una dimostrazione del bene che si vuole nei loro confronti, ma ormai il concetto di figlio è stato standardizzato per permettere alla società di governare al meglio lo scorrere degli eventi, nel senso di dover fare la meno possibile fatica per tirare avanti, con conseguenze disastrose però. Ad un certo punto della vita, i giovani standardizzati iniziano a scoprire, a riscoprire più che altro, ciò che vogliono veramente per la loro vita. Ma essendo ormai troppo tardi, non hanno più la possibilità di realizzarsi come persone, con la P maiuscola. Indi piombano in uno stato di nichilismo avanzato che porta loro al non importarsi più della famiglia, del lavoro e di tutte quelle interazioni sociali che rendono la vita di tutti i giorni una festa. Perdono l'entusiasmo di vivere. Ed è questo il punto. Quando ciò avviene, nel campo dei giovani, questi iniziano a cercare nuove opportunità laddove non ve ne sono mai state trovate. Si innamorano quindi della vita di strada, che offre loro nuovi entusiasmi, quali droghe, sesso e alcol. Altre tragedie. A questo punto la famiglia non sa più che fare e inizia ad abbandonare la gestione dei figli. Questi continuano per le loro convinzioni e la scuola accusa prima questi di non avere alcuna morale, quando invece è più probabile che sia questa a non avere un comportamento etico nei confronti di ragazzi e ragazze, giovani. Poi si accanisce contro la famiglia, accusandola di averli educati male, suscitando una terribile reazione a catena che porta all'annullamento dei legami di fiducia, con la F maiuscola, tra giovani, famiglia e scuola. In tutto questo la strada continua a rimanere la preferenza dei giovani, non più in grado di trovare entusiasmo nella scuola, nella famiglia e soprattutto in loro stessi. Grazie per l'attenzione. Thank you.
Thank you.